Avrete senz'altro visto quelle persone che dicono di camminare sulle braccia ardenti, no? Braci roventi che arrivano anche a 800 gradi centigradi. Sono calde, sono molto calde, eppure a piedi nudi questi camminano e non si bruciano. Ed è una cosa che a prima vista sembra del tutto inspiegabile. Come fanno a non bruciarsi? Se noi ci avviciniamo sentiamo caldissimo, eppure loro ci camminano. Ebbene, c'è un motivo fisico per cui succede, cioè che le braci, i carboni, conducono male il calore. Cosa significa? Che se noi dobbiamo fare una torta, mettiamo nel forno la torta e portiamo a 220 gradi, dopo un po' tutto quello che è nel forno è a 220 gradi, la torta, l'aria, la teglia che tiene la torta. Però se noi mettiamo una mano dentro il forno, sentiamo l'aria, è calda ma non ci brucia. Tocchiamo anche la torta che è calda e non ci brucia, ma appena sfioriamo la teglia di alluminio immediatamente ci ustioniamo, eppure tutte le cose che sono lì dentro sono a 220 gradi. Ecco, però conducono il calore in maniera diversa, l'aria più lentamente, l'alluminio istantaneamente. Le braci, il carbone bruciato, ci mette un paio di secondi, 2 o 3 secondi a bruciare, perché poi brucia ovviamente se ci si ferma. Bene, si possono fare una serie di passi nelle braci senza bruciarsi, proprio per questo motivo, perché il carbone non fa in tempo a bruciare la pelle. E non è una cosa che noi sappiamo solo in teoria, ma la sappiamo in pratica perché l'abbiamo ovviamente fatta e rifatta tante volte per vedere se era effettivamente così. Bene, brava, bravissima signorina Wendy. Sa che le dico? Mi piacerebbe provare anche a me. Anch'io vorrei camminare sul fuoco, anche senza l'aiuto della Trimurti. Provare questo famoso sentiero ardente, sia pure senza essergli concentrato Dio spiritualmente. mio, lo fa davvero. Capisco che camminare sul fuoco è una cosa dolorosissima, anche perché a me non mi aiuta la Trimurti. Pensa che non devo farlo? Oddio, l'ho fatto! Ho camminato sul sentiero ardente! Un intero mondo che non si regge solo sull'ignoranza. L'abilità emotiva, derivante magari da situazioni familiari drammatiche, scarsa autostima, incertezza per il futuro, tutti fattori che giocano un ruolo determinante nel presentare un mago come un'ancora di salvezza in una situazione per la quale non sembra esserci via d'uscita. Una grossa fetta di umanità, pur non credendo nell'esistenza di forze misteriose in grado di intervenire sul decorso delle vite umane, cede alla tentazione di verificare se quello che gli viene predetto dai maghi si avvera proprio nella realtà. Vediamo che forse chi si lascia condizionare è qualcuno che ha bisogno di essere guidato, che ha bisogno di essere consigliato, come del resto chi si rivolge a maghi, astrologi, veggenti e non fa un passo senza prima averli consultati è a rischio di questo tipo di condizionamento, di controllo. Forse persone che hanno paura ad affrontare l'ignoto, no? Come si diceva prima, le cose che ancora non conosciamo, e quindi cercano di avere delle risposte sicure su cose che sicure non possono essere, cose, dove saremo domani, se troveremo il lavoro, se troveremo l'amore, sono cose che non ci può dire la scienza assolutamente. E quindi magari se c'è un mago, se c'è un veggente che invece sostiene che queste risposte ce le può dare, ci sono tante persone pronte a crederci. Ma se sono più o meno comuni le caratteristiche di chi si rivolge agli scrutatori dell'occulto, chi sono invece questi personaggi che in perfetta malafede truffano il prossimo speculando sulle difficoltà degli altri? Sicuramente persone che hanno letto manuali di psicologia, abili dunque nel cogliere a colpo d'occhio i segni identificatori di uno stato d'animo. Un look trascurato dice molto di più di quanto non pensiate. Evasione fiscale, circonvenzione di incapace, truffa aggravata, esercizio abusivo della professione medica, violazione della privacy, tutti i capi di imputazione di cui vengono accusati i ciarlatani, così definiti dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, che ne vieta l'attività. Nella categoria rientrano gli indovini, gli interpreti dei sogni, i cartomanti, i venditori di sortilegi, incantesimi ed esorcismi. Esclusi i sacerdoti e chiunque millanti poteri straordinari, miracolosi e magici. Questo il comitato, il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, è nato grazie al sostegno della comunità scientifica e soprattutto grazie a Piero Angela che ha potuto fare un po' da garante, no? Della serietà e del rigore con cui il CICAP indaga in questo mondo di misteri o di presunti misteri. Quindi da subito abbiamo avuto l'appoggio di personalità che vanno dai nostri premi Nobel come Rita Levi-Montalcini, Carlo Rubbia, oppure grandi nomi della scienza come Margherita Hack, Silvio Garattini, Tullio Regge e tanti tanti altri.
Il CICAP organizza periodicamente corsi per investigatori dell'occulto. Aperti a tutti, fondamentalmente insegnano ad usare la mente, non nel senso di cercare di scoprire se si possiedono poteri paranormali, ma semplicemente insegnando ad andare oltre la parte superficiale delle cose. Consigli di buon senso che sono utili anche nella vita di tutti i giorni. Ma questi corsi vengono persone che sono curiose, no? E vengono da ogni tipo di percorso di vita. Ci sono giornalisti, ci sono insegnanti, ci sono semplici studenti, casalinghe, ci sono persone che sono curiose, l'importante è che siano curiose. E poi le caratteristiche che deve un investigatore. Alla fine di questo corso noi cerchiamo di far capire che chi si vuole avvicinare, chi vuole indagare questi misteri, i misteri dell'insolito, del paranormale, deve avere una mente aperta sicuramente, come a volte si dice, deve avere uno spirito critico, perché non si può accettare quello che ci viene detto così su due piedi, bisogna fare delle verifiche, bisogna fare dei controlli, però non bisogna essere, non bisogna partire con un preconcetto avendo già chiaro in mente quale sarà la soluzione, perché altrimenti non si va molto lontano. Però la cosa fondamentale è che appunto è importante avere la mente aperta, che però non sia così aperta che il cervello caschi per terra. Tu sei conosciuto a livello internazionale, quindi giri il mondo. Come siamo messi noi italiani? Nel senso, siamo più o meno creduloni degli altri? Strano a dirsi, siamo un po' meno creduloni su certe cose, eh? Dipende ovviamente sempre di che cosa parliamo. Negli Stati Uniti ci sono delle credenze, ci sono dei fenomeni che a noi farebbero ridere o comunque che per il momento non hanno ancora attecchito. Là sono fortissimi per esempio certi guaritori che si chiamano carismatici, che dicono di avere un canale diretto con Dio e che grazie a questo canale diretto fanno delle cose spettacolari di fronte a migliaia di persone, no? Fanno camminare chi non camminava, indovinano dati personali che non potrebbero sapere, eccetera, eccetera. Sono state condotte anche là delle indagini dall'analogo del CICAP, diciamo così, e si è scoperto come le fanno queste cose, procurandosi prima le informazioni, fingendo di mettere persone malate di una certa malattia, persone che invece non lo sono, che sono sane, eccetera, eccetera. Hanno tentato anche di venire in Italia, ogni tanto qualcuno viene e fa dei raduni anche importanti, però non riesce a invadere così il senso comune, non riesce a diventare un fenomeno di massa. Altre cose che magari invece da noi sono straordinarie e sorprendenti, all'estero non hanno nessun credito. Quindi ognuno ha forse le credenze che si merita. Massimo Polidoro, prima di essere uno psicologo ed il simbolo del CICAP, è una persona dalla mente curiosa, una persona che si chiede il perché delle cose, che vuole scoprire cosa c'è dietro. Una curiosità per la vita che in fondo è nel suo DNA. Ma diciamo che sicuramente è una curiosità che nasce da quando ero un bambino. Ero affascinato dagli illusionisti, dai prestigiatori come Silvan, come Houdini, e quindi sognavo un giorno di capire come facevano questi loro spettacolari numeri di illusionismo, i giochi di prestigio. Poi con il tempo ho visto che c'erano anche persone che dicevano di fare delle cose mirabolanti con dei poteri paranormali, quindi non usando dei trucchi come dice di fare Silvan e come facevano tutti gli illusionisti, ma usando delle forze nascoste della mente. E allora la cosa mi sembrava ancora più straordinaria, ancora più interessante. Solo che studiando queste cose rimanevano tanti dubbi, tante risposte insolute. E così mi è capitato di leggere qualcosa, tipo il libro di Piero Angela che si occupa di paranormale, che mi hanno in qualche modo aperto gli occhi, cioè mi hanno fatto vedere come si potevano affrontare queste questioni con un metodo rigoroso come quello scientifico, che a volte semplicemente corrisponde a ragionare con la propria testa e quindi con i piedi per terra, e mi ha fatto scoprire in realtà come sia molto più affascinante cercare di capire come funziona il mondo, come funziona la mente umana, come funziona la natura, piuttosto che limitarsi a contemplare i misteri e quindi a credere senza fare domande a certe cose. Ma a tutti piace perdersi in mondi dove non esistono confini materiali, dove tutto è sfumato. L'immaginazione e la curiosità umana, queste sì, non possono avere dei limiti. Per cui ci piace ancora credere, e in fondo poi è così, che non abbiamo ancora scoperto tutto, che ci sono ancora tanti misteri da indagare, come ad esempio se nell'universo, oltre a noi, c'è qualcun altro che magari ci osserva. Che ci dici, Massimo? Esiste E.T.? Risponderò come
risponde un mio caro amico che è Tiziano Sclavi, quello che ha inventato un personaggio famoso dei fumetti, Dylan Dog, e lui dice sempre a questa domanda, una cosa del genere, non ci credo ma ci spero.